un progetto civico che si è coagulato insieme a quello del sindaco D'Alberto 4 anni fa e che adesso dobbiamo esportare a livello regionale e che con il contributo dei civici teramani vogliamo portare Luciano D'Amico ovviamente ad essere il presidente della regione. Siamo riusciti a creare una coalizione ampissima che non si ricordava dai tempi di Prodi. Oggi, voglio dire, riproponiamo a livello nazionale un metodo che potrebbe essere esportato. Quello che stiamo vedendo nel centrodestra, in Sardegna, non solo in Sardegna ma anche in Abruzzo, rappresenta proprio il contrario di quello che è stato fatto e che Luciano D'Amico sta facendo qui in Abruzzo. Un progetto comune dei civici che stanno presentando veramente un modello nuovo che può essere chiamato modello D'Alberto. Questo è un vero modello vincente che dobbiamo esportare da Teramo in tutta la regione Abruzzo. Vogliamo evitare l'isolamento che c'è stato in questi 4 anni, perché il centrodestra, se andiamo a vedere i finanziamenti, non ha mai toccato il comune di Teramo, lo hanno sempre tolto da qualsiasi fonte di finanziamento. Abbiamo avuto solamente situazioni di difficoltà, hanno tentato di commissariare anche in alcuni progetti finanziati dalla regione. Quello che noi non faremo mai, nel momento in cui Luciano D'Amico sarà presidente della regione, tratteremo tutti quanti nello stesso modo, con la stessa attenzione.